Recupero dell'ottava giornata di campionato per l'Under 17 di Andrea Zanchetta, che accoglie tra le mura amiche il Chievo. Sono i gialloblu a rompere l'equilibrio in una delle prime occasioni del match. Lancio lungo per Priore, che scappa in mezzo a due difensori nerazzurri e insieme a Crobazia supera Stankovic, che tocca ma non riesce ad evitare il gol del vantaggio del Chievo. Doccia fredda per l'Inter, colpita in contropiede con Priore, che sorprende una difesa nerazzurra un po' distratta. Stankovic non riesce a metterci una pezza. L'Inter però non resta a guardare, reagisce poco dopo. Angolo di Oristanio, traiettoria perfetta che trova l'incornata potente di Alcides Diaz, che rimette tutto in parità con il suo terzo gol in campionato. Grande reazione dell'Inter, calcio d'angolo perfetto, incornata altrettanto perfetta e 1-1 poco prima dell'intervallo. Poi l'Inter riesce anche a ribaltare tutto. Oristanio serve Bonfanti, che si gira bene e parte in percussione. Sul secondo palo trova con un cross preciso la testa di Sebastiano Esposito, che fa 11 in campionato e porta in vantaggio i suoi compagni. Tutta la gioia di Sebastiano Esposito, l'uomo sicuramente più in forma della squadra di Zanchetta. Tutto facile per uno come lui mettere dentro sul secondo palo. Come nel primo tempo, però, è il Chievo a partire forte anche nella ripresa. Bella giocata di Passera sull'out di sinistra, tunnel a Moretti, il terzino nerazzurro è un po' ingenuo e lo atterra in area di rigore. Per l'arbitro Peletti nessun dubbio, massima punizione per il Chievo. Gran giocata di Passera, Moretti lo atterra, calcio di rigore quindi per il Chievo. Dal dischetto si presenta Bruno Merci, destra a incrociare, Stankovic tocca ma non basta, intuisce il portiere dell'Inter. Il Chievo però si riporta in parità con il gol del suo numero 7. Chievo che poco dopo addirittura la ribalta, trova addirittura il vantaggio costo costo di Priore, che avanza e serve con i tempi giusti ancora Merci. Grande palla in profondità che solo davanti a Stankovic incrocia in buca d'angolo e fa 3-2 per i clivensi. E doppietta personale per Bruno Merci, palla perfetta di Priore per Merci, che in spaccata mette dentro sul secondo palo. Inter quindi costretto ad inseguire ancora e nuovamente in una partita pazza e dai continui ribaltamenti. È un Inter che si riversa subito in avanti a caccia del pareggio. Esposito serve in profondità Tinazzi, il cross del neo entrato per l'altro neo entrato Cancello, girata dell'attaccante, mano di Grazioli, nuovo calcio di rigore fischiato da Peletti, questa volta per l'Inter. Grandi proteste del Chievo, cross di Tinazzi, girata di Cancello, tocco di mano di Grazioli. Per l'arbitro nessun dubbio, calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Cancello, che spiazza Darè con il destro e fa 3-3 con il suo primo timbro in campionato in una partita veramente pazza tra rimonte e contro rimonte. 3-3 a pochi minuti dalla fine, l'ultimissima chance è però per il Chievo, che va vicino alla vittoria proprio nel recupero. Grande incursione di Frey, che prova il cross, Alcides Diaz la svirgola e Stankovic con l'aiuto del legno si salva proprio sul fischio finale di Peletti. Finisce 3-3, una partita pazza. Inter che sale a quota 26 punti e consolida il primato. Vittoria di misura per l'Under 16 di Gabriele Bonaccina al Suning Youth Development Center in memoria di Giacinto Facchetti. Subito in avanti i nerazzurri con questo tiro di Gnonto a impiegare Gandini. Ottima la risposta da parte del portiere del Brescia e poi un'altra azione sempre con Pozzi lungo la corsia di sinistra. Il cross a servire il compagno e il palo a negare il primo gol a Sabia. Poi Demilato con questo lancio lungo a servire il compagno Gnonto, che lotta bene contro due avversari, insiste. E poi questa occasione che sfuma anche per Peschetola. I nerazzurri con qualche rimpianto nella prima frazione di gioco. Ecco la risposta della Brescia con questa rimessa laterale lunga e poi per poco non segna Cenedella per la squadra ospite. Gnonto in avanti, vince il duello e anziché servire il compagno Benedetti, tutto smarcato in area di rigore, decide di andare al tiro da solo, sempre Gnonto. E stavolta non ci sono problemi per i difensori del Brescia, che spazzano via. Finisce così il primo tempo di Inter-Brescia sullo 0-0. Sempre i nerazzurri a mostrarsi pericolosi, questo il palo a negare
il primo gol della partita. Peschetola, nulla da fare per Gandini, che deve ringraziare quindi il palo. Gnonto con il calcio d'angolo, ancora una volta sfuma un'ottima occasione, in questo caso Magazzù, che va vicino all'1-0 dopo essere entrato dalla panchina. Ci vuole una bella risposta da parte di Magri per i nerazzurri con questo tiro di Amighetti. Sembra che la partita stia per finire sullo 0-0. Poi Magazzù, ancora una volta la risposta di Gandini, molto pericoloso, insidioso l'attaccante entrato dalla panchina. In avanti stavolta il Brescia con questo tiro da fuori aria che per poco non finisce sopra la traversa con Bertoni. Poi finalmente i nerazzurri hanno la possibilità di sbloccare la partita e non sbaglia Magazzù a 8 minuti dalla fine della gara a regalare il vantaggio ai nerazzurri. Ottimo lo stop e poi il tiro a seguire. Nulla da fare per Gandini. Premiata la pazienza quindi per la squadra di Gabriele Bonacina, che rimane in testa alla classifica con questa vittoria di misura sul Brescia a quota 24 punti. Bravo Brescia!